mistero più grande, meglio della burattina. Senti, quindi chi è che. Chi viene Giulio? No, sì. Ma non mi sente nemmeno. Non fa la partita di Giulio. Ok, ma. Vedere il buio. Sera. Pensavo che fosse un'altra persona. Piacere, piacere. Buonasera, buonasera, piacere Piero. Scusate l'invasione. No, cioè, non è che veramente sappiamo che è tutto, ma viene. Buonasera. Vabbè, scherzo. No, invece no, noi scherzi. Buonasera. Andiamo al malato, andiamo sì, a sentire. Beh, Ivan. Grazie. Sono venuto a visitare. È venuto male. Eccoci. Passione. Io sono Piero. Ciao. Oh. È quello che ti bannava quando scrivi, lui si l'ha messa ancora. E questo è Tingo, detto cazzo. Ciao. Sono un piacere. Stavi facendo se questo è il piatto che ti ti facciamo anche un viso. Molto gentile. Praticamente. Però devi mangiare davanti a noi, sì, c'hai coraggio. C'hai coraggio. Se devo mangiarlo davanti a voi, immagino cosa c'è. Il prima delle possibile dentro qua. Ma che tipo di frutta? Effettivamente che. Una zucchina vegetale, una zucchina vegetale. È abbastanza marrone, eh? Ah, poi andrai su YouTube perché l'incontro con casa. Vi fidate che lo mangio? Capitano Caghe? No, dai, per la telecamera, dai. Assaggiarlo, dai. Beh, l'ha fatto con amore. Fai io prendere una forchetta. Sì. È quello, che, è quello che mangiamo pure noi, quello che mangeremo stasera. Anzi, tu sei proprio il primo. Anzi, fai l'assaggiatore. Se qui sembra cane. No. No, è tutto frutto, solo esclusivamente frutto. Chiaramente nella testa si intende anche il pomodoro, il pomodoro. Frutta reale. Prego. Non è che vuoi prima. Vuoi che assaggio io prima? Non si fida, vuole l'assaggiatore. Sembra cibo per cani, in effetti, però. Sì, però. Sembra cibo per cani. Sì, è vero, un po' sono spaghetti. Adesso che sono spaghetti di zucchine. La bocca di tanciotta, vuoi dare un bacino a stella? Spaghetti con verdure. No, no, con un succo di avocado, pomodoro, righe, capperi. Spaghetti, cioè strisce di zucchine. Zucchine, il sugo sì, è fatto è Piero, enuncia Piero con quattro sugo. E dunque, il sugo è fatto di avocado, pomodori, olive, capperi. Anacardi, ma li piace, pomodori secchi, sono spaghetti, limone, crudi però del zenzero, basta. Sono tagliati, sono tagliati con una treccia qua. Che dici? Come strano. Capitano Caghe in una chat pornografica con la Russia. Con una russa? Guarda. Questo condimento che cos'è, scusa? Tipo avocado, pomodoro. Pomodoro secco, olive, no, abbiamo un piatto così. Ma non è male, sai? È vero? Sì, però... Posso continuare? Dai. Allora ci vuole un attrezzo adatto, non so, com'è questo attrezzo? Quello che taglia... sì, è uno strano aggeggio. Ma dove si vende? L'ho preso in rete. Dai, bocca sporca. Mettaci le mani. Hai sentito, l'ha comprato in rete, magari potresti... L'attrezzo. L'attrezzino per... L'attrezzino... Ci vuoi fare spaghetti di carote? Su porno bello. Senti, vuoi parlarci del Gramma Bumici? Al dente. Adesso Caghe ci parlerà del suo migliore amico che è il Gran Babbo Luigi, detto Dario il Babbo. Vuoi dirci qualcosa? Chi è Dario? No, oggi meglio tralasciare. Che nickname? Che nickname usa? Bambù nero. Bambù nero, poi? Lo mettono in rete. Con il piatto che incombe? Sì, dai, un'altra assaggio. Il primo... Quale bevanda? Lui è uno che storicamente mangia un pasto solo io tutto. Direi il sidro, però c'è chi invece è contro il sidro. Sì?
No, non sa il motivo, beh, però lui si fermenta, non gli piace. È fermentato? No, beh, sì, però. Invece delle volte che mangia tutto, bene. Sì. Ah, poi vede che aumenta un po' di peso, allora si attira frutta. Vabbè, questo è un mangiare salutare. Ma senti, ma io quella maglietta, me la ricordo quando eravamo bambini, eravamo l'asilo. Era molto giovane comunque, sei tanti anni che ce l'ha. Facevo più grasso. Ma sei cazzo, come mai ringraziato la cosa? Dalla foto in internet sembravi più... Non c'ho foto su Meetup, no, forse della la cena che no, in qualche cena, qualche cena, sì. Assomiglia a quello di Spazio 1999. È lui, dai, è presente, no? Capitano Spock? Capitano Spock, sì, con dai, scrivi su Google immagini Spazio 1999, lo proviamo, è uguale. Ci credo. Senti, hai preso per una chat in cirillico? Sì, sì, sì. Che Caghe scrive in cirillico, eh? No, non scrive in cirillico. Beh, conosce il cirillico. È vero. Senti, parlaci delle tue vacanze porno con Gran Babbo Luigi. Poi davanti a tutta. Dai, un po' di... No, stai là dietro. facciamo una pausa, dai, sennò... È lui o no? Dai, no. Non c'entro niente. Non c'entro niente. No. Ma c'è l'altro giorno, ti assomiglia? No, però sarei stato più cefalù. Comunque lui non è solo Kage, ma è anche Krishnamurtashi, eh? Quindi tipo i vari serpent, i vari check che se lo vogliono menare è qua. E c'è anche i fans, ma anche quelli meno. Soprattutto. Vuoi salutare check? Com'è che lo chiamavi? Cesso? Ciao Cesso! Il serpente di Mugo, com'è che era? No, Serpent o Snake. Poi quali altri c'erano di famosi? Sempre Serpent o Snake. E Paolo Lucci l'ha messa ancora. C'è ancora una McLaren... Chi era quello? Hunter? Berg. Berg. Ah sì, lui è un gran fan di tutti gli eroi austriaci. Gli eroi austriaci della storia sono Falco, Berger, Schwarzenegger e cosa? Come si chiama? Chi mi sfugge? E Hitler. No. Hitler. Quello di prima di Berger c'era Lauda. Non era Lauda. Non so, sì, sì, come sì, era un tuo idolo? Beh, Lauda è un po' meno. Prima. Sei troppo giovane. Dai, in onore a Kaghi ascoltiamo... Cosa ascoltiamo? Elak Chopin? No, chi era? Elak Chopin non fa. Rock Me Amadeus. Rock Me Amadeus, dai. Mi sa che in discoteca un mese fa ho messo una notazione di Falco, non mi ricordo dove. Mi appalla l'audio? La canzone preferita di Capitan Kaghi. Non lo scappo perché l'ho sentito che gli faccio. Vuoi fare dei passi? Perché anche se è infortunato, quanto tempo lo devo andare avanti? Scusate, la chicca che hanno fatto male. Le mitiche ciabatte di Kaghi vogliamo inquadrarle. Se fai una zoomata. È buio, è parecchio buio, se vuole... Si improvvisa anche tecnica da luci. Ah, ma sei un chimico! Sei un chimico! Ah, vedo tutto! Faceva cagare sta canzone. Beh, caghi. Ah, è un fan di David Icke! Guardate qua! Il libricino di Fabrizio Zani! Chissà che gliel'ha dato! Chissà! Dai, dici qualcosa di David Icke! Vabbè, facciamo la chiusura, chiudiamo solo su un altro degli idoli, Giuseppe Massimo Lombardo di Modugno, soprannominato Brodo Lombardo. Saluta il buon Brodo. Il Brodo. Il primordiale. Attento che ti denuncia Brodo Lombardo, arrivano... Ma fatto muoio, no? Con Paolucci. Vabbè, il modernissimo cellulare del capitano, un Etax di nuova generazione. Molto. Ah no, ma non fatevi incazzare perché il capitano è sempre capitano, eh? Quindi il colonnello gli passa gli armamenti. Tapiero, prendi. E soprattutto andiamo via perché sennò gli girano le basse. Non è giusto, l'hai detto. Ciao capitano, ciao. Grazie della... Ciao. Buona serata.
buon appetito. Ciao. Non li mangi.